quando mi ha chiamato per la prima volta il Teramo a parlare, mi sono girato verso i miei collaboratori e ho sperato che scegliessero me perché, come sono venuto per la prima volta a Teramo l'anno scorso, ho respirato subito aria di calcio, di società importante, molto organizzata. E quindi anche solo questa presentazione lo dimostra. Quindi io non ho avuto nessun dubbio, anzi, ero lì a sperare che il presidente e il direttore scegliessero me perché intravedo in loro e nell'organizzazione di questa società grandi cose. Nei nostri incontri sono usciti veramente pochissimi nomi, ma ho letto anche in qualche giornale. Questi sono giocatori che ho allenato, a cui devo veramente tanto, perché se oggi sono qui non è merito mio, ma è merito del Sant'Arcangelo, che è una piccola società che lavora molto bene. È grazie a tutti i ragazzi che ho allenato, perché mi hanno dato sempre grande disponibilità. Quindi i risultati dell'anno scorso è merito di tanti di questi ragazzi, se non tutti. E questi sono stati dei giocatori importanti l'anno scorso, ma valutiamo loro come ne valutiamo tanti. Beh, l'incontro di Guidolin per me nella mia carriera è stato fondamentale. A casa ho la sua foto, quella di mia moglie, quella dei bambini. Nel senso che mi ha insegnato veramente tutto. L'ho avuto la prima volta che avevo 19 anni, l'ho riavuto a 30, parlo della carriera da calciatore, quindi mi ha avuto bambino, mi ha avuto, diciamo, uomo. Quindi mi ha insegnato tantissimo, quindi lo reputo veramente un artefice importantissimo per la mia carriera da calciatore. Secondo me è quello che va trasmesso alla squadra, perché è la squadra che deve portare gli obiettivi, deve essere il sognare di arrivare a quegli obiettivi lì, l'umiltà assoluta, non pensare mai che la cosa possa essere facile, perché questi campionati stanno diventando sempre più selettivi. Quindi secondo me sarebbe stupido darci degli obiettivi. Sicuramente chi è seduto qui e chi è seduto dall'altra parte vuole vedere il Teramo sempre vincere, però noi dobbiamo costruire una squadra che vuole giocarsi tutte le partite con grande coraggio. Questo è il mio grande obiettivo. Poi dipende dalla qualità mia, la qualità dei giocatori, il carattere, la determinazione, sono tante le componenti che determinano una squadra vincente o no. Il mio compito è quello di creare una squadra vincente nella mentalità. Poi la posizione di classifica ce la dovremmo meritare sul campo.